Nel 1683 un urlo di terrore percorse l'Europa. I turchi sono alle porte di Vienna. La città sembrava inespugnabile grazie alle ottime fortificazioni. Tuttavia, i turchi la assediavano ormai da 62 giorni, bombardando il bastione Löbel in preparazione all'assalto. La situazione dei viennesi sembrava senza speranze. Solo i loro alleati polacchi potevano salvarli. Ma sarebbero arrivati in tempo per sfondare le linee turche? D'accordo. Date il segnale! Attacchiamo oggi! L'Austria Asburgica e la Lega Santa non avevano scelta: attaccare o perdere Vienna. Ma i turchi avevano degli informatori. La mina deve esplodere entro stasera! Allah distruggerà i nostri nemici! Il 12 settembre 1683, Kara Mustafa puntò tutto sui suoi genieri. Ancora una mina e Vienna sarebbe caduta. Si mette male! Abbiamo perdite pesanti! Va bene. Riferisci che non resisteremo a lungo. Conto su di te! I soldati di guardia alle mura erano esausti. Ormai era una questione di ore. Tuttavia, il comandante di Vienna aveva giurato che avrebbe difeso la città fino all'ultimo uomo. Fate attenzione! Sotto il bastione Löbel, i genieri turchi stavano già sistemando i barili di polvere da sparo. I difensori potevano impedirgli di far detonare quest'ultima decisiva mina? La caduta di Vienna avrebbe spianato la via alla conquista ottomana dell'Occidente cristiano. Georg Michaelowitz era il corriere diplomatico dell'imperatore austriaco. Rischiando la vita, riuscì a consegnare le missive oltre il terribile campo turco. Ecco il suo resoconto di testimone diretto di un giorno che fece la storia. Il 12 settembre 1683, tutte le nostre speranze svanirono. I genieri turchi avevano aperto una grossa breccia nel bastione Löbel. Il giorno dopo, subimmo nuove perdite tra morti e feriti. Quelli ancora in grado di combattere rimanevano in pochi. Ormai solo le truppe della Lega Santa potevano salvare Vienna. Nell'oscurità cercavo disperatamente un segnale. Dov'erano i soccorsi senza i quali eravamo persi? Come va la ferita alla testa? Bene, Michaelowitz. Ma mi preoccupano di più le mine turche. Un'altra ancora e siamo perduti. Vienna sarà loro. Che Dio ci aiuti. A quel punto i turchi saranno inarrestabili. Con rispetto, eccellenza, con il turbante penseranno che sia un turco. Quindi non avrà nulla da temere. Un accampamento turco di 25.000 tende circondava completamente Vienna. Non c'era alcuna possibilità di fuga. I turchi avevano scavato una rete di trincee di avvicinamento fino ai piedi della fortezza. Inoltre, stavano piazzando delle mine in punti specifici lungo le mura, che una volta crollate sarebbero servite come rampe d'assalto. I turchi avevano fatto esplodere 41 mine. Giorno e notte scavavano sotto i nostri piedi come talpe e conigli. In qualsiasi momento poteva esserci una nuova esplosione. Stavano già preparando la successiva. A quel punto qualcuno ebbe un'idea semplice ma brillante: mettere dei piselli secchi su un tamburo. Se i piselli si muovevano, voleva dire che i turchi erano al lavoro sotto di noi e che una nuova esplosione era imminente,
ma non sapevamo dove o quando. Starenberg lanciò un razzo nel cielo notturno. Il nostro ultimo grido d'aiuto all'esercito degli alleati. Istanbul, sul Bosforo, un tempo chiamata Costantinopoli. Nel 1453 gli ottomani conquistarono l'antica capitale dell'Impero Romano d'Oriente, avviando una lunga fase di espansione del loro dominio. Quando saliva al trono, ogni sultano ripeteva la promessa: «Ci ritroveremo davanti alla mela rossa». Oltre il mondo islamico si apriva il mondo degli infedeli. Ed era il dovere di ogni buon musulmano sottometterlo all'Islam. Nel 1683, Vienna era la mela rossa. La mela rossa è un mito della tradizione turca. Simboleggia un obiettivo di espansione. In realtà è tipico di tutto l'Oriente. Un tempo la mela rossa era Istanbul. L'obiettivo seguente fu Roma, sede del papato. All'epoca dell'assedio, secondo le profezie, era Vienna. Questo mito era diffuso soprattutto tra i gendarmi, tra l'establishment militare, e continuò a esercitare la sua influenza fino al XVIII secolo. Da Costantinopoli, gli ottomani intendevano creare un impero grande come quello di Roma. Avevano già conquistato Ungheria e i Balcani. Il loro dominio era assoluto, ma consentivano ai sudditi di conservare la fede cristiana. Incastonata tra Alpi e Carpazi, Vienna era la porta d'ingresso all'Europa centrale. La chiave del percorso di conquista, pianificato dagli ottomani, era proprio il loro obiettivo principale. Solimano il Magnifico assediò Vienna per la prima volta nel 1529, ma fallì. Il secondo assedio della città iniziò nel giugno 1683, stavolta sotto la guida di Kara Mustafa. Ma gli ottomani non erano gli unici nemici dell'Austria. C'era anche la Francia. Gli Asburgo erano sempre impegnati su due fronti. Uno era in Occidente, l'altro in Oriente. Durante la guerra dei Trent'anni, il sultano ricevette dei doni affinché l'Oriente rimanesse calmo. Appena la guerra finì, terminarono anche i doni. Per i turchi fu il segnale che ci sarebbero stati guai al confine. Erano pronti ad avviare il conflitto e a condurlo con grande ferocia. Dopo il primo assedio turco, Vienna fu ricostruita e divenne una delle più moderne città fortificate d'Europa, con palizzate e spalti merlati per bloccare gli invasori. In particolare un anello di 12 bastioni, con mura alte 16 metri, doveva garantirne l'inespugnabilità. Un fossato, largo 20 metri, proteggeva ulteriormente il bastione principale. I rivellini, ossia postazioni di tiro avanzate, dovevano tenere gli aggressori a distanza. Dai rivellini e dai bastioni l'artiglieria austriaca aveva un chiaro campo di tiro. Nel settembre 1683, lungo le mura erano distribuiti 312 pezzi d'artiglieria, ma servirono a poco contro gli scavi turchi. Le talpe turche sotto i nostri piedi preparavano una nuova esplosione. Ne eravamo certi. Ci aspettavamo di saltare in aria da un momento all'altro. Se l'alleanza non attacca oggi, siamo perduti. Consegna questa lettera al comandante in capo. Una richiesta estrema d'aiuto. Mikhailovic. Sì? Stai attento. Certo, signore. Nel periodo dell'assedio sopravvivono molte lettere in codice trafugate attraverso le linee ottomane. Esploratori in abiti orientali, come Mikhailovic, riuscirono ad assicurare la comunicazione di messaggi urgenti tra Vienna e l'esercito alleato. Incidentalmente, nel far questo, scoprirono anche i piani dei turchi.
Ma anche i turchi spiavano Vienna. Conoscevano perfettamente la pianta della fortezza, dove erano distribuiti i cannoni, quanti ce n'erano e il punto migliore dove attaccare il parapetto. Per 61 giorni erano rimasti davanti ai bastioni Burg e Löbel, pronti all'attacco, ma non allo scoperto. Avanzavano lentamente attraverso una rete di trincee protettive. I turchi attaccarono le due posizioni più forti di Vienna, i bastioni Löbel e Burg. E questo non fu un caso. Avevano le loro buone ragioni, poiché gli altri punti delle fortificazioni erano circondati dal Danubio o da un fossato pieno d'acqua. Lì quindi non avrebbero potuto piazzare le loro mine, né scavare abbastanza a fondo per raggiungere quella che era la fortezza con i loro tunnel. I turchi scatenarono una gragnola di colpi di cannone su Vienna. Per ogni metro di terra si combatteva accanitamente. Il rapporto numerico attaccanti difensori era 15-1. Prima del 12 settembre erano stati sferrati 50 attacchi. I viennesi opponevano una resistenza disperata. Ormai rimanevano solo 4.000 difensori contro decine di migliaia di turchi. Giorno dopo giorno, i giannizzeri ottomani si lanciavano nelle trincee per raggiungere i piedi del bastione Löbel. La situazione nelle trincee fuori Vienna era orrenda. Non a caso i turchi usavano gli schiavi cristiani per le operazioni di scavo, visto che i difensori facevano tutto il possibile per impedire e ostacolare il lavoro dei turchi. Va detto che la crudeltà in battaglia e la durezza dei soldati addetti alla difesa dimostrano che l'assedio di Vienna era del tutto peculiare. I dettagli degli scontri evidenziano che si collocava su un livello completamente diverso rispetto a una battaglia tra potenze occidentali. Ad esempio, Starenberg negò un cessate il fuoco ai turchi, impedendogli di evacuare i loro morti dalle trincee. Nell'aria doveva aleggiare un fetore terribile. I morti furono decapitati. Si ricorse letteralmente a ogni mezzo. La situazione di Vienna era disperata. Quanto fosse disperata, lo si evince dal fatto che la cripta sotto la cattedrale di Santo Stefano, durante l'assedio, divenne luogo di sepoltura, poiché il cimitero fuori delle mura era inaccessibile. Ancora oggi gli ossari contengono i resti delle migliaia di vittime dell'assedio. I viennesi morivano di fame, i pozzi erano contaminati, la dissenteria imperversava. E a questo si aggiungevano i proiettili e le palle di cannone turche. I difensori delle mura cittadine erano i più colpiti. La durata dell'assedio fu un grosso problema. La città disponeva di 16.000 soldati per la sua difesa, ma di questi, alla fine dell'assedio, solo 4 o 5.000 erano in grado di combattere. Gli altri erano stati tutti uccisi o feriti. Anche tra i civili le perdite furono pesanti. Non tanto a causa dei combattimenti, i viennesi erano riluttanti a farsi coinvolgere nella battaglia, ma piuttosto per le epidemie che imperversavano nella città e che uccisero moltissime persone. Vienna non poteva resistere ancora a lungo. Intrapresi quindi il rischioso viaggio attraverso il campo nemico. Era l'unico modo per consegnare l'appello di Starenberg al comandante dell'esercito di liberazione. Speravo avesse già raggiunto il Kahlenberg, una montagna vicina ai piedi della quale si erano distribuiti i turchi. I guerrieri dell'Islam facevano la guardia. Nessuno sospettò che fossi uno degli infedeli, come ci chiamavano loro.
e che portassi un messaggio segreto. Era rischioso. Altre due spie erano state scoperte e decapitate. I turchi mi conoscevano e io, commerciando con l'Oriente, avevo familiarità con la loro lingua e i loro costumi. Prendi! Spesso gli portavo del tabacco, visto che anche i loro rifornimenti erano irregolari. Così riuscì ad attraversare senza impedimenti i loro campi fino a raggiungere i soccorsi sul Kahlenberg. Tra soldati e servitori, l'accampamento ottomano contava quasi 200.000 uomini, oltre 15.000 dei quali erano alleati cristiani provenienti da Ungheria, Transilvania e i principati di Moldavia e Valacchia. Forte di 24.000 tartari, ovvero i corridori e gli incendiari del sultano, la cavalleria era particolarmente temuta. L'esercito ottomano era guidato dal gran visir Kara Mustafa, che si diceva fosse avido di potere senza scrupoli, un uomo che non si sarebbe fermato davanti a nulla. Ecco la scelta che offrì ai viennesi. Consegnatemi Vienna e sarete tutti sotto la mia protezione, dal più piccolo al più grande. Ma se rifiutate, vi attaccherò e tutti, dal più piccolo al più grande, sarete uccisi. I viennesi avrebbero preferito rimanere sepolti sotto le rovine della loro città, piuttosto che arrendersi. Ma avrebbero resistito? Col proseguire dell'assedio, cresceva la preoccupazione di non riuscire a salvare Vienna. Anche i militari condividevano questo timore e si chiedevano quanto sarebbero durati i rifornimenti. Il 12 settembre la città imperiale era ormai allo stremo. Tuttavia, Kara Mustafa commise un errore fatale, trascurando l'importanza strategica delle alture circostanti. Questo mise gli alleati di Vienna in condizione di attaccare gli ottomani alle spalle, con un totale di 75.000 uomini divisi in tre gruppi. Ma la notte dell'11 settembre, le truppe polacche erano ancora in marcia nei boschi intorno a Vienna. I sentieri stretti e la vegetazione fitta ostacolavano l'avanzata della cavalleria, il cui ritardo comprometteva il piano strategico dell'alleanza. Questa mappa illustra l'avanzata dell'esercito alleato, l'ascesa del Kahlenberg e delle colline vicine, e poi la disposizione dell'esercito in assetto da battaglia, con la solita ripartizione in tre ali. Questa stampa ne offre un'immagine leggermente più vivida. I tre eserciti si riunirono, con i polacchi sulla destra, i contingenti tedeschi al centro e il duca di Lorena con le truppe imperiali a sinistra. Naturalmente, la disposizione dell'ordine di battaglia aveva anche motivazioni pratiche. I polacchi erano disposti sul fianco destro perché si pensava che fossero soprattutto cavalleggeri e che avrebbero combattuto con efficacia nell'area assegnatagli. Quando raggiunsi il quartier generale alleato al Kahlenberg, fui sollevato vedendo che si stavano preparando alla battaglia. Non c'era tempo da perdere. Siete il duca di Lorena? Sì, sono io. Ho un messaggio importante per il comandante in capo alleato. È della massima urgenza. Una richiesta d'aiuto disperata. Rivolgiti al re. Bene. Eccellenza. Fui mandato dal re polacco Jan Sobieski, che era il comandante in capo dell'alleanza. Il conte von Starnberg scrive che Vienna sta per soccombere. È una questione di ore. Non dobbiamo più esitare. Segnaliamo a Vienna che abbiamo il Kahlenberg e che siamo pronti ad attaccare oggi. Avete ragione. Date il segnale a Vienna!
un segnale di speranza. L'esercito di liberazione era finalmente pronto. Con le sue forze composite, avrebbe tentato di sgominare l'assedio. Molte statue dei comandanti della Lega Santa sono oggi custodite nel Museo di Storia Militare a Vienna. Tra queste, i principi di Sassonia e Baviera e Hermann von Baden. L'imperatore austriaco Leopoldo I affidò il comando asburgico a Carlo V di Lorena. A quest'ultimo si deve il brillante piano di attaccare i turchi dalle colline circostanti. Tuttavia fu il re polacco Jan Sobieski a essere nominato comandante in capo. Giovanni Sobieski studiò il piano di battaglia in base alla corrispondenza e alle discussioni con Carlo V di Lorena, il quale mise a punto un piano simile. Il fatto che gli eserciti alleati fossero guidati da Sobieski trovava giustificazione nella maggiore esperienza del re polacco nel combattere i tartari e i turchi. Nel marzo 1683, Jan Sobieski e l'imperatore Leopoldo I avevano firmato un trattato di mutua assistenza. In considerazione della perfidia dei turchi, che hanno violato la pace, tutti i cristiani sono in pericolo. Ci impegniamo quindi nella difesa reciproca, assistendo con i nostri eserciti la liberazione di Vienna o Cracovia. Quando l'impero ottomano minacciò la capitale asburgica, si fece appello al trattato austro-polacco. I principi di Baden, Baviera e Sassonia aderirono all'alleanza cristiana. La Francia fu l'unica a tirarsi indietro, sperando che la crisi avrebbe indebolito gli Asburgo. Gli stati cristiani avevano tentato di allearsi contro l'impero ottomano a partire dal XVI secolo. Alla fine non vi erano riusciti, perché ognuno di essi, se possibile, si sottraeva alla battaglia ed era lieto se questa ricadeva su un altro stato. Inoltre, regnava una certa diffidenza nei confronti di queste alleanze, quindi la formazione della Lega Santa nel 1683, con la mediazione di Papa Innocenzo XI, fu una novità davvero sensazionale. A finanziare la campagna fu Innocenzo XI. I fuochi di segnalazione sul Kahlenberg, che riaccesero la speranza dei viennesi, furono anche un avvertimento per i turchi. Ora dovevano combattere su due fronti, contro la città assediata e contro la Lega Santa alle loro spalle. Il 12 settembre fu un giorno decisivo anche per Kara Mustafa. È arrivato il momento di attaccare. Spediremo questi infedeli nel loro inferno. Ritirate solo alcune truppe dalle trincee. I giannizzeri devono mantenere le loro posizioni. La mina esploderà prima di sera. Allah distruggerà i nostri nemici! Nella notte, Kara Mustafa ritirò alcuni dei suoi giannizzeri, ma non tutti. I suoi consiglieri erano contrari e lo invitarono a concentrare le forze, scagliando tutte le sue truppe d'élite contro l'esercito della Lega Santa. Tuttavia il Gran Visir non voleva combattere la battaglia cruciale allo scoperto. Così la maggior parte dei giannizzeri rimase nelle trincee, pronta a sfruttare un'eventuale breccia nelle mura. Sin dall'infanzia essi erano stati educati alla disciplina. Non avendo molto da perdere, i giannizzeri non conoscevano paura. Non potevano farsi una famiglia e quindi non avevano bambini. Erano fedeli solo al loro corpo d'armata. Perciò costituivano una truppa d'élite unita. Tutti questi fattori ne facevano un'unità particolarmente efficiente e temuta per le operazioni notturne. I giannizzeri erano tiratori leggendari. La loro precisione era micidiale. Nei combattimenti corpo a corpo non conoscevano timore. Per ogni tre teste che tagliavano, ricevevano un premio che indossavano con orgoglio sul copricapo. Esercito avanti!
Dopo che ebbi consegnato la richiesta d'aiuto, l'esercito si preparò alla battaglia, nonostante il contingente polacco non fosse ancora in posizione. Sobieski incoraggiava i suoi comandanti. Generali, oggi avanzeremo verso il campo turco. La mattinata sarà decisiva. Prenderemo i turchi di sorpresa. Le loro difese non sono rivolte verso di noi. Non incontreremo forze concentrate. Conosco il vostro coraggio e sono ottimista. Signori, non aspettatevi altri ordini da me. Dio ci guiderà. Chiediamogli insieme di aiutarci. Poi arrivò la notizia che accelerò gli eventi. Eccellenza, i miei ufficiali hanno riferito il primo attacco turco. Che Dio sia con voi. Divisa in due ali, la mattina del 12 settembre, la Lega Santa affrontò gli ottomani e la loro avanguardia al Kalesberg. Nel XVII secolo, gli eserciti generalmente combattevano in ranghi serrati e ordinati, a maggior ragione contro gli ottomani. Gli alleati temevano la superiorità numerica dei turchi e soprattutto la loro cavalleria. Quindi le formazioni erano ancora più serrate contro i turchi e i ranghi ancora più profondi. Si affidavano alle armi da fuoco più che alle armi bianche. Così, mantenendo compatte le linee di fuoco, avrebbero tenuto lontani i turchi. Il 12 settembre il Kalenberg e le sue vigne si preparavano ad assistere a una battaglia che sarebbe passata alla storia. Prima, però, il pio Sobieski fece recitare una messa all'aria aperta. Anche l'Alleanza Cristiana era impegnata in una guerra santa. «Ingaggeremo la battaglia non per il re e l'imperatore, ma nel nome di Dio», proclamò Sobieski quella mattina. Carlo V di Lorena era deciso a scendere in campo per primo. Voleva condurre l'esercito austriaco all'attacco anche senza i polacchi. Le sue parole furono: «Sia lodato il Signore! Se questa è la sua volontà, che Dio ci conceda la vittoria. Forza!» L'esercito austriaco prese d'assalto l'avanguardia turca con appena una manciata di fanti. Fuoco! In questo primo scontro, l'esercito austriaco sotto Carlo V di Lorena riuscì a respingere l'avanguardia turca verso il fronte principale, dove però li attendeva l'eccellente esercito ottomano. Vienna non poteva essere liberata senza l'esercito polacco. E i turchi lo sapevano. Kara Mustafa doveva conquistare la città prima che intervenissero le truppe di Sobieski. Sulla via di ritorno, cercai di scoprire tutto il possibile sul campo turco. Ovunque regnava un'atmosfera stranamente movimentata. Avevo la sensazione che anche i turchi fossero stanchi dell'assedio. Ma Kara Mustafa aveva ordinato di continuare a combattere. Quel giorno voleva far esplodere la mina principale e sferrare l'attacco decisivo. Tutti erano certi che Vienna sarebbe caduta proprio allora. Vidi gli alleati cristiani degli ottomani alle preghiere del mattino ricevere la benedizione prima della battaglia. Non avevo dubbi che in un modo o nell'altro quello sarebbe stato un giorno decisivo. Questo ruolino d'appello riassume la forza dell'esercito ottomano alle porte di Vienna.
168.000 soldati, ma appena 5 mortai e 112 cannoni di piccolo calibro. Per questo motivo, Kara Mustafa non faceva affidamento sull'artiglieria per aprirsi un varco nella città, bensì sui genieri, che erano 5.000. Le armi più pesanti non erano usate nelle battaglie aperte, bensì per attaccare le fortezze. Servivano a far breccia nei bastioni e permettere l'ingresso della fanteria nella fortezza e nella città. Con l'espansione e la modernizzazione delle fortezze, presto divenne impossibile aprire uno squarcio nelle mura con la sola artiglieria. Vienna era una delle fortezze più moderne d'Europa, quindi bisognava usare altre armi. Nel XVII secolo, gli ottomani erano esperti nell'uso di mine sotterranee, a cui fecero ricorso con successo anche nell'assedio a Vienna. I turchi scavarono sotto la cinta muraria esterna e fecero saltare i bastioni avanzati. Ogni esplosione di mina li avvicinava sempre più al bastione principale. I 5.000 genieri si spostavano attraverso un sistema di passaggi sotterranei e piazzavano le cariche ai piedi delle mura fortificate. L'intero Occidente nutriva una grande considerazione per i genieri ottomani, esperti di guerra sotterranea. Non esisteva praticamente difesa contro le loro mine. Era impossibile calcolare dove e quando sarebbe esplosa una nuova carica. I viennesi temevano che una nuova esplosione avrebbe significato la fine. Erano nel giusto? Quel 12 settembre, un'altra mina avrebbe potuto decidere la battaglia di Vienna? Alcuni esperti tentano di ricostruire il modus operandi dei turchi in un esperimento con 50 kg di polvere da sparo. Quali danni potevano arrecare i genieri alle enormi mura fortificate con questa miscela, apparentemente innocua, di carbone, zolfo e salnitro? Per far esplodere la mina a distanza di sicurezza, viene preparata una miccia utilizzando materiali semplici: pochi grammi di polvere da sparo a grana fina e un cordoncino. La carica viene quindi interrata. Nel test non sarà fatta esplodere con la miccia a vecchio stile, bensì elettronicamente. Appena 50 kg di polvere da sparo generano un'enorme esplosione e formano un grosso cratere. Misurando il diametro e la profondità di quest'ultimo, è possibile calcolare la forza esplosiva della polvere. Le fortezze del XVII secolo avevano mura alte 25 metri e spesse 3. Per distruggerle occorrevano dai 500 ai 1000 kg di esplosivo. Secondo i risultati del test, una sola altra mina sarebbe stata sufficiente per consentire l'ingresso degli ottomani a Vienna. Quel 12 settembre la città era quindi in grave pericolo. Quando rientrai, il bastione Lebel era sotto un pesante fuoco nemico. Michailovic! Si mette male! Abbiamo perdite pesanti e non resisteremo a lungo! Vai nei sotterranei a vedere come se la cavano i nostri! Poi fammi rapporto! Sì! Ehi! Scendete, rimanete in posizione! I nostri uomini stavano scavando un tunnel per fermare i genieri turchi. I viennesi cercavano di sconfiggere i turchi al loro stesso gioco. Scavavano gallerie nella speranza di raggiungere le camere di scoppio prima che i turchi accendessero le cariche. In un corpo a corpo sotterraneo, i viennesi avevano impedito la detonazione di una mina. Ma potevano ripetere l'impresa? Thank you.
All'inizio i genieri turchi li chiamavamo talpe, con disprezzo. Salvo poi essere diventati talpe noi stessi. Per salvare Vienna dovevamo trovare la mina in tempo. Fermi, fermi, silenzio! Dovevamo essere molto vicini. I turchi facevano rotolare i barili di polvere da sparo verso una camera di scoppio. Non c'era più tempo. Bisognava informare Starenberg. Una volta innescata quella mina, sarebbe stata la fine. L'esercito alleato non avrebbe più potuto salvare Vienna. Allora? C'è una mina laggiù! Non sappiamo dove! Stiamo ancora scavando! Ogni minuto è prezioso! Sul campo di battaglia, le prime due ali dell'esercito alleato combattevano per farsi strada verso la postazione principale degli ottomani, mentre i polacchi non avrebbero attaccato prima di mezzogiorno. A quel punto, sarebbe stato troppo tardi? Un testimone turco descrisse così l'arrivo dei 14.000 cavalleggeri polacchi nelle loro armature alate. Sembravano nubi minacciose, cariche di armi e corazze. Un'onda di pece nera che scendeva dalla collina, travolgendo e bruciando ogni cosa sul suo cammino. Era così che attaccavano, con l'arroganza di sconfiggere i campioni dell'Islam. Gli artiglieri turchi riuscirono comunque a respingere la cavalleria polacca. I polacchi, nei quali i cristiani avevano riposto tutte le loro speranze, dovettero ritirarsi e riorganizzarsi. La partita era ancora aperta. Era giunto il momento dei genieri di Kara Mustafa. La mina andava fatta esplodere prima di sera. Nel frattempo stavano già murando la camera di scoppio, in modo che l'onda d'urto si sviluppasse verso l'alto e non indietro. La mina era pronta. Una lampada! Dammi una lampada! Venite qui! Perfetto! Il 12 dicembre, la mina sotto il bastione Lebel era pronta a esplodere. La miccia era già accesa. Se la mina non fosse stata disinnescata rapidamente, Vienna sarebbe caduta in mano ai turchi. L'Occidente cristiano sarebbe diventato islamico? L'Europa e il mondo avrebbero avuto una storia diversa? Cosa sarebbe successo se... Le risposte sono molteplici. L'assedio viennese del 1683 non riguardava solo l'Austria. Non avrebbe influenzato solo i Balcani o l'Europa orientale. E dunque va visto in un contesto più ampio. Perdendo Vienna, gli Asburgo avrebbero perso la sede centrale del loro potere e la loro posizione in Europa. La Francia avrebbe occupato con piacere il vuoto politico creatosi in questo modo. L'assedio di Vienna del 1683 poteva avere due esiti. Uno in cui gli ottomani avrebbero conquistato Vienna e raggiunto l'Europa centrale. E l'altro, quello avvenuto realmente, in cui gli Asburgo avrebbero conquistato l'Ungheria. Questo evento fu festeggiato come la liberazione dal giogo turco. Restava da vedere se tutti i popoli volessero essere affrancati dal giogo turco. La tolleranza religiosa nell'impero ottomano era infatti superiore a quella nell'impero asburgico durante la Controriforma.
La monarchia degli Asburgo, che guidava l'alleanza, allargò la sua sfera di potere all'Ungheria e all'Europa sudorientale, imponendovisi come potenza suprema. All'epoca pochi sapevano che questa trasformazione in potenza balcanica avrebbe portato alla disintegrazione dell'impero austriaco. Mustafa aveva puntato tutto su una sola carta, la mina sotto il bastione Lebel, ma non ebbe fortuna. C'è qualcosa! Venite qui! Presto! I miei uomini mi chiamarono. Avevano finalmente trovato la mina. Ma la miccia era già accesa. Non c'era un secondo da perdere. Forza! Attenzione! Il più piccolo di noi entrò nella camera. Disinnescò la mina all'ultimo minuto e Vienna fu salva. Ma nei pressi dello squarcio la battaglia infuriava ancora. Allora? La mina è innocua. Ben fatto. Grazie. Il pericolo maggiore era stato evitato, ma i turchi non si arrendevano. Quel pomeriggio sferrarono un attacco più violento che mai. Starenberg cercava disperatamente le truppe di soccorso. Attaccate avanti! Ma vedeva solo la bandiera con la mezzaluna in testa all'esercito turco. Il vessillo ottomano doveva spronare i soldati di Kara Mustafa, che ora voleva la vittoria in una battaglia aperta. I comandanti alleati avevano ricevuto l'ordine di prepararsi a uno scontro decisivo il giorno dopo, ma questo avveniva prima che fosse spiegata la bandiera ottomana. Fuoco! Finalmente tutte le forze alleate avevano formato un fronte unito contro i turchi. L'intero esercito cristiano si scagliò all'attacco. Ora anche Sobieski voleva liberare Vienna il 12 settembre. Attaccando su un vasto fronte, i suoi cavalleggeri in armatura invasero le linee turche. Quella carica al Kahlenberg capovolse la situazione. La strategia di Kara Mustafa non aveva funzionato. Nonostante la superiorità tecnologica degli ottomani, possiamo affermare che non vi era consenso tra i comandanti. Il sultano non aveva preso parte alla campagna come in passato. Al Kahlenberg c'era anche Sobieski, un buon comandante. L'esito della vicenda si decise lì. Mustafa aveva sottovalutato la forza dell'esercito di liberazione. L'attacco della cavalleria polacca alla fine costrinse gli ottomani a retrocedere. L'esito della battaglia era ormai deciso. Ma i turchi si ostinavano a difendere il loro campo contro l'attacco polacco. Ecco come un testimone turco descrisse le fasi finali dello scontro. Quando i campioni dell'Islam videro avanzare il nemico, persero ogni desiderio di combattere. Devastato dalla terribile sconfitta avvenuta in accordo con il volere supremo di Allah, Kara Mustafa prese la sacra bandiera dell'Islam e fuggì. Combattendo e piangendo lacrime di sangue, tutti cercarono di mettersi in salvo dai porci infedeli.
La sera del 12 settembre 1683, la battaglia era vinta e Vienna fu liberata. Un simile trionfo non si era mai visto. Mai una tale vittoria c'era costata così poco sangue. E nessun esercito aveva mai dimostrato maggiore coraggio dei viennesi. La propaganda dell'epoca dipinse Vienna come il centro del coraggio e dell'onore cristiani. La forza dell'Aquila aveva sconfitto l'acerrimo nemico islamico. Tutta l'Europa fu percorsa dal racconto della vittoria dell'Alleanza. Soprattutto i francesi dovevano sapere che l'impresa era riuscita anche senza di loro. Apparvero pamphlet satirici in cui Kara Mustafa, a dorso di mulo, si recava a confessare la terribile sconfitta dal sultano, che lo condannava a morte per strangolamento. Pare che le sue ultime parole siano state: assicuratevi di fare il nodo come si deve. L'archivio di Stato di corte della famiglia reale a Vienna. Qui sono conservati i documenti risalenti all'epoca dell'assedio turco. Quali furono le conseguenze del 12 settembre 1683 per la storia mondiale? Quel giorno decretò la fine del dominio ottomano in Europa. Un documento, in particolare, sottolinea la portata della sconfitta turca, il Trattato di Karlowitz. Dopo l'assedio di Vienna, gli Asburgo riconquistarono i territori occupati dagli ottomani. A Karlowitz, in Serbia, i turchi dovettero riconoscere lo status quo. Riguardo alla battaglia di Kahlenberg nel 1683, occorre fare una distinzione. Innanzitutto l'uso propagandistico che ne viene fatto ancora oggi. Un commissario europeo, parlando della possibile ammissione della Turchia nell'Unione, ha detto che sarebbe come rinnegare il 1683 o invalidarlo. Tuttavia, bisogna ammettere che il 1683 rappresentò una svolta storica, poiché in seguito gli Asburgo passarono all'offensiva. Dopo essere rimasti sulla difensiva per quasi 200 anni, questo fatto li portò a conquistare l'Ungheria e a penetrare a fondo nei Balcani, costringendo l'impero ottomano a ritirarsi. Questo processo si concluse nei secoli XIX e XX, con la ritirata definitiva della Turchia. Nella cripta imperiale di Vienna riposano i resti dell'imperatore Leopoldo I, il principale beneficiario della vittoria alleata. Dopo questa battaglia, gli Asburgo si imposero come una delle maggiori potenze territoriali d'Europa. Insieme all'Ungheria, l'Austria formò l'impero austro-ungarico e rimase uno stato multinazionale, fino al 1918. Ironia della storia. Dopo la vittoria sui turchi, Vienna divenne il mediatore tra Oriente e Occidente, tra Islam e Cristianesimo. Le due culture, che si erano combattute con tanta acrimonia, si avvicinarono. In breve tempo, oggetti turchi, come queste palle di cannone, entrarono nel folklore viennese. Nel 1683 erano state dirette contro i difensori della breccia nelle mura. Oggi sono tutto ciò che resta dell'assedio. Tuttavia, la maggior parte dei trofei di guerra finì a Cracovia. Erano stati Sobieski e i suoi 14.000 cavalleggeri alati a ribaltare l'esito della battaglia, liberando l'Europa dalla minaccia dei turchi. I polacchi ignorarono l'ordine dello Stato Maggiore di non saccheggiare il campo ottomano e portarono via quanto potevano trasportare. Ma il bottino migliore toccò a Sobieski, che si prese tutto quello che Kara Mustafa si era lasciato dietro. Anche i viennesi arraffarono ciò che poterono del bottino turco, come viene chiamato ancora oggi. Il mio amico Kolchinskij, che come me era una spia dell'imperatore, raccattò tutto quello che gli altri disdegnavano nel campo turco, ad esempio sacchi contenenti strani chicchi. Non potendo più commerciare con l'Oriente, aprì il primo caffè di Vienna. Un caffè. Rimarrà stupito della qualità.
Poi ci fu un fornaio che in onore della vittoria sui turchi fece delle paste a forma di mezzaluna. Nel regno di Luigi XIV, il quale fu così spregevole da lasciare i cristiani nei guai, credo che questa nostra invenzione oggi sia chiamata croissant. Non avendo ancora ricevuto la paga, ricordai i miei servizi di spia durante la liberazione di Vienna al nostro misericordioso imperatore, re e signore. Maestà, sono stato l'unico che ha usato portare delle missive oltre il terribile campo turco. Il vostro umile servo, Georg Mikhailovic. Senza la resistenza tenace del conte von Starenberg, Vienna sarebbe caduta. Carlo V di Lorena, il brillante generale dell'imperatore, si accontentò del secondo posto nel salvataggio della città. L'onore di aver liberato Vienna andò al re polacco, Jan Sobieski.